8 ore che hanno gettato le città nel caos. È il primo e per ora unico effetto dello sciopero generale proclamato da CGIL e UIL. 54 le manifestazioni che hanno paralizzato trasporti, scuole, uffici pubblici, organizzate in tutta Italia per protestare contro il Jobs Act e le riforme del governo Renzi. Dalla scuola ai trasporti, dalla sanità agli uffici pubblici, tutti i settori hanno partecipato. Un successone per i sindacati, sfiorerebbero il 70% le adesioni. A Roma, in piazza, diversi cortei, accanto alla CGIL anche l'UGL e poi gli studenti, i movimenti per la casa, tensioni poi nei pressi del Policlinico Umberto I, dove ci sono state cariche delle forze dell'ordine davanti allo stabile occupato proprio oggi dai movimenti per la casa. Forse trovando una soluzione, trovando un compromesso con i lavoratori, i sindacati, qualcosa a livello migliorativo si può trovare. Io lavoro in un ente di ricerca. Noi siamo comunque pubblico impiego, ma anche in questo non ci è arrivato nessun segnale rispetto a, come dire, un cambiamento proprio di tendenza. Io credo che in un paese in difficoltà come l'Italia bisognerebbe incentivare la ricerca, l'innovazione, lo sviluppo. Noi siamo del pubblico impiego, abbiamo i contratti bloccati dal 2009. E probabilmente li terranno bloccati fino al 2018. La cosa principale che chiediamo è che sarebbe opportuno che faccia un passo indietro rispetto a un Jobs Act che punisce le categorie più deboli e punisce i lavoratori. Intanto però sono arrivati gli immancabili scontri anche a Milano e Torino, dove la polizia ha caricato studenti antagonisti, e a Torino era di scena il leader della CGIL Susanna Camusso, che ha ribadito le ragioni dello sciopero. Non si cambia un paese se non lo si fa con le persone in carne ed ossa, e che se non lo si fa col mondo del lavoro ci si trova in brutte compagnie. Poi arrivano anche le critiche alla CISL, che non ha ritenuto opportuno aderire allo sciopero perché, ha sottolineato il segretario Furlan, non è la soluzione adatta per fronteggiare i temi del lavoro. La divisione fa male al lavoro, è la replica della CGIL. La risposta del governo arriva tramite le parole del ministro Poletti, che afferma: ascoltiamo la piazza, ma siamo intenzionati ad andare avanti con l'attuazione delle riforme.